Buonasera a tutti, un caro saluto dalle frequenze di Radio Mater, dal Cufrad di Sommariva del Bosco, come annunciato nella sigla iniziale. Un caro saluto da parte mia, sono Dario, e dalle persone che con me partecipano a questa serata che piano piano vi presenterò. Con me questa sera c'è il collega e amico, il dottor Luigi Ugolini, lo psicologo, che ci aiuterà a entrare nella tematica odierna con delle sue riflessioni. E poi questa sera vi presenterò alcuni amici che i più attenti di voi già conosceranno perché hanno partecipato a diverse nostre iniziative, sia sulle frequenze di Radio Mater, sia sul canale YouTube del Cufrad. Come sapete, appunto, le nostre trasmissioni trattano di tematiche legate appunto al disagio, alle situazioni di difficoltà all'interno della famiglia. Questa volta invece prendiamo spunto dalla nostra ultima trasmissione, avvenuta il 16 di agosto, nella quale abbiamo trattato la tematica della gioia, quindi abbiamo cambiato un po' direzione nelle ultime trasmissioni. Quindi nel corso di quella trasmissione vi abbiamo presentato dei contenuti teorici su che cos'è l'emozione della gioia, su quale differenza c'è tra la gioia e la felicità, con degli accenni al concetto di serenità e via dicendo. Quindi capite, cari amici, situazioni molto importanti che toccano la sfera anche privata e personale di ognuno di noi. Questa sera invece abbiamo deciso di variare un po', di presentarvi dei contenuti forse più legati all'aspetto umano. Quindi ho convocato in questa serata, in questa trasmissione, appunto, alcuni ospiti del Cufrad che vi porteranno la loro testimonianza di vita legata alla tematica appunto della gioia. Li ascolteremo e poi commenteremo con le loro parole. Vi lascio anche i riferimenti della radio, quindi se volete anche inviarci dei vostri sms sono chiaramente sempre ben graditi e ben accetti, anche per un vostro breve commento. Il numero al quale mandare gli sms è il 331 791 4523. Allo stesso tempo è possibile anche inviare delle mail all'indirizzo diretta@radiomater.org. Quindi non fatevi problemi se volete condividere con noi un vostro pensiero sulla tematica della gioia, farci una domanda o fare una semplice riflessione, ben venga, noi siamo qui per voi. Io direi, se siete tutti d'accordo, cari amici, faccio un attimo la parola al collega, al dottor Ugolini, che introdurrà della serata secondo la sua visione. Daremo spazio alle parole dei nostri amici qui presenti, i nostri ospiti. Prego Luigi. Grazie Dario, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano. Beh, che dire sulla gioia? La gioia sicuramente ci mette in difficoltà, almeno noi nel definirla, diceva bene Dario, queste trasmissioni ci hanno abituato a ragionare, a informarvi sui momenti di malessere, di sofferenza, perché d'altronde difficilmente si va dallo psicologo quando si è presi da gioia, no? E quindi siamo formati a fare tutt'altro. Per cui noi stessi abbiamo dovuto spendere qualche riflessione in più sul trattare un tema, un'emozione che è poi di quella definita positiva. Abbiamo sviscerato tutte le altre emozioni, se vogliamo, ma mai la gioia. Perché appunto definire la gioia è qualcosa di complicato. Io sono andato a vedermi l'etimo di questa parola, ovvero l'origine. Viene anch'essa dal sanscrito, dal termine yui, che è la stessa base poi dell'espressione yoga. E questa è una radio religiosa, quindi chi ci ascolta potrà forse capire facilmente che in questa espressione si intende quel momento in cui abbiamo l'unione tra l'animo individuale e l'animo universale. Ecco, quando il nostro corpo vibra in quella sensazione di sentirci immersi in una sensazione di benessere talmente profonda da riverberarsi con tutto quello che abbiamo intorno e da perderne la lettura, il momento, ecco, quella è la gioia. Però forse la definizione maggiormente calzante, più chiara per me, che mi interessava condividere con voi stasera, è venuta da uno dei nostri giovani ospiti con cui mi confrontavo appunto rispetto a questa mia difficoltà nel definire la gioia. E gli ho chiesto: tu cosa diresti della gioia, come la descriveresti?
e mi ha raccontato di quando da bambino i genitori l'avevano portato in questa città dei giocattoli, un luogo, immaginatevi un grosso magazzino, non so come definirlo, in cui ci sono giochi di ogni tipo e sorta. Tra questi vi erano dei grossi mattoni di polistirolo e i bambini si organizzavano in squadre di muratori per costruire queste case, per cui ogni bambino aveva il suo elmetto, i suoi attrezzi giocattolo e quindi mettevano mattone su mattone, costruivano insieme questa casa dinanzi a cui, persi nell'estasi di aver partecipato a questa cosa, facevano poi la foto finale e lui mi diceva: ecco, quello per me era la gioia, io mi perdevo completamente, perché guardate i bambini mentre giocano, loro sono lì, sorriso stampato sul volto, lo sguardo assorto, perso in quello che stanno facendo, completamente presenti solo a loro stessi e solo a quell'attimo. E la cosa più importante che veniva fuori sulla gioia che lui mi diceva: ecco, per me la gioia te la devi costruire, un po' come facevano, no, questi bambini. Quindi se è vero che la gioia è un rapimento estatico che ci assale e ci inebria, Lucrezio diceva già tempo fa, con essa si accompagna quella sottile condizione di aver paura di poterla perdere, no? Cosa succede? Che quando stiamo troppo bene si presenta a bussare alla porta il timore che questo bene sia effimero, non durerà per sempre. Ecco, allora a me piace immaginarci tutti con quell'elmetto di polistirolo a costruire queste case che ci portano verso una condizione di gioia, che non è cosa faremo di quella casa, la gioia è nel farla la casa, è nel mentre stesso in cui la casa io la sto costruendo, che la sperimento, è l'abitudine a capire che la mia felicità va sviluppata mattone su mattone, momento su momento, in un divenire che appunto è diverso dal benessere. La psicologia negli ultimi anni ha indagato la gioia, talvolta con errore, valutando le condizioni di benessere. No, si guardava alla produzione dei paesi, alla ricchezza del luogo in cui uno viveva, ai beni materiali. Eppure questo non ci spiegherebbe l'alto tasso di suicidi dei paesi del Nord Europa, che in quanto a prodotto interno lordo sono davanti sicuramente a paesi poveri come il Brasile, o mi viene da pensare allo stesso meridione del Sud Italia, dove invece poi, andando ad indagare la percezione che ha l'individuo del proprio umore, si ha una lettura maggiore del benessere come condizione interiore, quindi come stampo. Allora, ancora di più, no? Ci stiamo complicando le idee, la percezione. Quindi questa gioia, che cos'è? Dove la andiamo a ricercare? Una delle riflessioni che noi spendiamo in comunità è: può essere solo il benessere fisico, solo quella condizione di piacere, di assenza di dolore, perché quella talvolta i nostri ospiti ci fanno presente come grazie all'alcol, alle sostanze, e si riescono a riprodurla in maniera semplice senza dover lavorare nemmeno così tanto. Eppure non è solo quello, perché altrimenti un qualsiasi utilizzatore di sostanze vi direbbe: beh, la gioia quindi è continuare a usare sostanza, io assumo, sto bene, non ho nessun dolore. Beh, paradossalmente no, perché in quella condizione chiunque vi dirà che unita all'assenza di dolore non vi è sicuramente un'ampia percezione di piacere, mentre invece la gioia si ritrova in quello, in quel riverberare di una sensazione nuova talmente intensa di gaudio, no? I latini poi hanno preso questo termine, perché? Perché è qualcosa che va al di là del semplice benessere, è una infiammazione, una esplosione che talvolta quando non ce l'aspettiamo viene accompagnata da stupore, no? Immaginate di rincontrare il familiare che non vedevate da tempo, non vi aspettavate, di trovarlo lì magari girato l'angolo, e quella non è semplicemente gioia, lì c'è anche lo stupore della sorpresa, il momento in cui ci troviamo di fronte appunto a una rivelazione. E non è forse gioia quando capiamo qualcosa della nostra vita rispetto a cui ci eravamo sempre interrogati: come farò a sostenere questo esame, come potrò pagare questo debito, come riuscirò a far pace col mio amico? E poi a un certo punto, mentre non ci stai più pensando, arriva quella soluzione, quell'illuminazione, quella risposta che hai sempre cercato. Non è forse accompagnato da gioia tutto questo? Ecco, allora, cos'è accaduto? Non è che ci siamo lasciati andare, è che, come mi diceva quel mio giovane paziente di oggi, noi abbiamo continuato
a costruirla la nostra gioia, anche nel momento in cui non sapevamo di stare lì a farlo, anche nel momento in cui noi pensavamo che tutto fosse perduto. Il fatto stesso di aver continuato era l'ennesimo mattone che andavamo a mettere sopra gli altri, magari più piccolo, magari meno vistoso, magari era il più pesante da portare, però era forse quello fondamentale in quel momento, l'unico che ci potevamo permettere, ma che non potevamo permetterci di non mettere e di non far contribuire anch'essa alla costruzione della nostra gioia. Io con questo però smetto di rubarvi tempo e voglio che siano i nostri ospiti a raccontarvi un po' di più la loro esperienza e il loro punto di vista su questo vissuto. Ripasso intanto a Dario. Beh, grazie veramente Luigi per tutto il prezioso contributo, è stato sicuramente chiarificatore di tutta una serie di situazioni che abbiamo potuto magari sperimentare nella nostra vita, no? La gioia legata allo stupore, la felicità. Viene da pensare, come abbiamo già detto nel corso delle precedenti trasmissioni, appunto, che la gioia, quella reale, quella bella che descriveva il mio collega prima, sia quasi sempre un qualcosa che parte dal nostro interno, no? La felicità è magari più duratura ed è una reazione a qualcosa che succede all'esterno, ma se noi proviamo realmente la gioia e andiamo a indagarla, probabilmente ci rendiamo conto che essa parte dal nostro interno. Mi viene da condividere con voi questo pensiero e sì, mi collego a quanto detto con il mio collega Luigi. Che iniziate, cari ascoltatori, ad ascoltare le testimonianze dei nostri ospiti. Gli ospiti io vi inizio a presentare e lascio loro una parola per un loro breve commento, una testimonianza sulla tematica della gioia. Allora, vi presento per primo il signor Giorgio. Grazie Giorgio, prego. Oggi pomeriggio ho vissuto un momento di gioia molto intensa e profonda, nonostante tutto in seguito a un grosso dolore. Pomeriggio ci è stato comunicato che la nostra, come noi, qualche ora facevo ancora. Thank you.
Eccoci cari amici, scusate, abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico che abbiamo rapidamente risolto con l'ausilio della tecnologia. Stavamo ascoltando le parole di Giorgio, il nostro ospite che cominciava a raccontarci la sua esperienza sulla tematica odierna. Ve lo lascio di nuovo la parola a lui. Prego, Giorgio. Buonasera a tutti. Sono Giorgio, ho 52 anni, sono in questa struttura per problemi legati all'alcol. Oggi pomeriggio ho vissuto un momento molto intenso di gioia, però in seguito a un evento molto drammatico, nel senso che una nostra compagna è morta di overdose. E quindi ho avuto un momento di profonda riflessione e sono tornato indietro diversi anni quando abusavo in modo pesante di alcol. È legato a un episodio in cui ho sfiorato di avere un incidente in macchina con un frontale per poco meno di una spanna, per meno di 10 centimetri. E questo mi ha scosso perché mi ha fatto tornare indietro, che avrei potuto distruggere la mia vita, avrei potuto fare un frontale e distruggere la vita magari di un'altra famiglia, di una persona che poteva tornare casa da lavoro con moglie e figli magari piccolini, e mi ha anche fatto riflettere sul fatto che questa mia compagna è morta per overdose, io sarei potuto morire per alcol, magari di fianco su un obitorio, su lettini, quindi nella stessa maniera. E tutto questo però mi ha dato, riflettendo a lungo, una gioia di poter ringraziare il nostro Signore che mi ha lasciato un'altra possibilità di rimettere un po' in quadro le idee sulla mia vita, sul mio futuro, su cosa fare e di avere un po' più le idee dettate da una certa saggezza, perché in questo momento quando l'alcol ti entra, trovi, come diceva prima il dottor Luigi, ti prova lì per lì un momento di ebbrezza, di stato di salute, bene, quindi sei un momento in una gioia falsa e poi però ricadi in una tristezza assoluta, senza andare a mettere poi in conto i danni che potresti poi ottenere in seguito a quello che fa. Niente, io più che augurare a tutti di, come la mia situazione, di mettere un po' la testa sul collo, in modo molto semplice. Adesso vi passo la parola al dottore. Grazie Giorgio. Bene, abbiamo sentito questa prima testimonianza molto importante di come le esperienze anche dolorose della vita devono lasciare sempre uno spazio alla riflessione e possono portare anche a un rilancio, no? Mi viene da dire delle situazioni stesse, no? La situazione di vita dolorosa può farci tirare a volte un po' il freno a mano e metterci nella condizione di pensare alla nostra vita, no? Vita ne abbiamo soltanto una, dobbiamo spenderla nel miglior modo possibile, mi viene da dire, dobbiamo cercare di raggiungere questa situazione di gioia, di felicità, mi viene da pensare, il maggior numero di volte possibile. Bene, lascerei allora la parola a Elena per un commento. Prego Elena. Buonasera, sono Elena, ho 52 anni e sono qui per problematiche legate all'alcol. Per quanto riguarda la gioia, io ricordo un fatto successo circa 20 anni fa. Mia madre era caduta dopo una breve malattia della quale non si è neanche saputo l'origine, in coma, e dopo 2 mesi di sofferenze sue e nostre è finalmente riuscita ad uscire. E nonostante tutti fossero di parere diverso dal mio, cioè io credevo fermamente che sarebbe tornata alla sua famiglia e ai suoi cari, e infatti è successo così. E devo dire che sono molto legato a mia madre come da un cordone ombelicale, e quindi questo periodo è stato molto difficile per me, ma la gioia che ne è derivata è stata immensa. Ripasso la parola a Dario. Grazie Elena.
come sempre quando ascolto le parole della signora Elena mi viene da commentare questo, no? A volte non è necessario essere legati a ricordi particolarmente grandi, particolarmente strani, particolarmente difficili da raggiungere. A volte basta essere legati alle basi, la salute innanzitutto, la salute di una persona cara, la salute della madre. Immagino che, cari amici, ognuno possa aver sperimentato in qualche forma quello che ha sperimentato Elena, no? La gioia di una situazione che muta, che cambia in meglio, no? Quindi quel tipo di sentimento che esplode quasi dentro il nostro petto e ci fa rendere la vita molto più leggera, mi viene da pensare. Io spero che tra gli amici ci siano tante, che ci stanno ascoltando adesso, ci siano tante persone che hanno vissuto un'esperienza come quella di Elena, che considera una di quelle tra le più semplici, ma allo stesso tempo tra le più forti. Bene, passo allora la parola anche a Claudia. Grazie Claudia, prego. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Claudia, ho 34 anni e come Giorgio ed Elena sono qua per problemi con l'alcol. Ho pensato un po' a cosa dire, ma mi è venuto in mente un episodio in particolare. Mi sono trovata, dopo che avevo iniziato a bere, mi sono trovata in mezzo alla strada. Ma prima devo fare un passo indietro, ho iniziato a bere perché mi era successa una cosa abbastanza brutta. Il dolore mi ha portato a bere, io pensavo che il bere mi dasse felicità, gioia, ed era soltanto stata una mala illusione, perché in realtà di gioia non me ne ha portata. Mi ha portato su un letto di ospedale dove ho rischiato di morire. E quando sono uscita però vedevo tutto in modo diverso, perché mi sono resa conto che la gioia la puoi trovare anche nelle piccole cose quotidiane di tutti i giorni. Sapere che hai qualcuno accanto che ti aiuta, che ti dà una mano, avere una spalla su cui piangere, non so cosa altro dire, scusate, sono un po' emozionata. Ho trovato anche per esempio, noi diamo per scontato che abbiamo una casa, abbiamo una famiglia, ma non gli diamo, secondo me, il vero valore e la vera importanza che ha la famiglia e quello che abbiamo. Comunque chi ha già una casa, una famiglia, e dice di non essere felice, di non provare gioia, secondo me non si rende conto della fortuna immensa che ha per le mani. Buona serata. Grazie Claudia. Condivido pienamente quello che tu hai detto in questa situazione, no? Spesse volte si dice che si comprende veramente quanto valeva il valore una cosa soltanto quando la si perde, no? Anche mi viene in mente nell'ambito delle relazioni affettive, quanto magari diamo per scontato il nostro partner, la nostra partner, piuttosto che l'affetto dei nostri genitori, che pensiamo duri in eterno e che ci sia sempre. E poi magari ci troviamo nella situazione di vita nella quale perdiamo anche in maniera repentina queste cose, no? Ci sfuggono dalle mani. In quel frangente magari comprendiamo davvero qual era il valore, no? Condivido molto quello che dicevi tu, Claudia, del fatto che le cose semplici abbiano un valore immenso e allo stesso tempo creino una gioia immensa, no? Nel corso dei nostri gruppi di auto mutuo aiuto che chiaramente facciamo all'interno del CUFRAD, che mettiamo in rete su YouTube, avevamo fatto questo esempio nel corso di un gruppo recente, ovvero la gioia che si sperimenta quando magari dopo un
una camminata faticosa e lunghissima, si arriva finalmente in cima alla montagna e si vede quel panorama che è molto affiato, no? In quel preciso frangente tutte le fatiche vengono un po' dimenticate, no? Quindi per arrivare alla gioia talvolta bisogna anche mettersi in discussione, mettersi in gioco e bisogna faticare. E quindi proprio in questo senso mi viene da pensare, se siamo nell'ottica di dare valore alle piccole cose, probabilmente riusciamo a faticare di meno per raggiungere questa gioia, questa serenità. Magari una tematica sulla quale torneremo anche più avanti nel corso delle prossime trasmissioni. Bene, andiamo avanti. Allora lascerei la parola a Riccardo, che ci racconterà la sua esperienza relativa alla gioia. Grazie Riccardo, prego. Buonasera a tutti, io sono Riccardo, ho 53 anni e vi dirò la mia esperienza. In un mese ho perso mamma e papà, io ero in una comunità a curarmi, ho problemi di alcol e di droga. E quando ho visto, mi è successo che questa telefonata, che mi erano morti tutti e due di cuore, praticamente non ce la facevo più, non ce la facevo più, e dal 2002 a oggi ho vissuto stazioni in mezzo alla strada, ho perso tutto, casa, lavoro. Avevo un ottimo lavoro all'ospedale San Raffaele, e però ho avuto sempre la forza di rialzarmi e non essere pessimista, capito? Andare a curarmi perché dovevo curarmi, mi sono venute tante crisi epilettiche e oggi come oggi è una piccola gioia dentro di me che sono qua, che mi sto curando. E che mi sto mettendo in sesto, quindi per me la gioia è fondamentale, arriva dentro, dall'interno, dal mio io, capito? La vedi poco, cioè la senti poco, capito? Quando senti una gioia, una cosa che fai materialmente, un lavoro, e sono orgoglioso di me stesso, gioisco con me stesso. Sono tanti anni che soffro, però sono riuscito sempre a tirarmi su da questa sofferenza, da questa malessere e da questa cosa. Adesso sono un po' emozionato anche io, perché la prima volta che faccio questa cosa di dire. E niente. Grazie a tutti. Grazie mille Riccardo, anche per averci comunicato la sua emozione, di essere un po' emozionato nel condividere degli aspetti della propria vita che sicuramente sono toccanti e sono importanti. Come avete ascoltato, cari amici, storie di vita vissuta, storie di sofferenza, storie di marginalità, storie di malattia, storie di solitudine, storie di grandi ricadute correlate appunto chiaramente dal problema della dipendenza, dall'alcol o dalle sostanze. Capite allora, cari amici, quanto è importante questo gesto proprio che stiamo facendo in questo momento della condivisione, no? La condivisione del proprio malessere interiore per essere rinforzati, no? Per ottenere il rinforzo del gruppo stesso e delle persone che ascoltano, perché chiaramente la scintilla, mi viene da dire, della felicità e della gioia è presente in ognuno di noi e in tante situazioni della vita è offuscata, mi viene da dire. La sofferenza, il dolore, il lutto minano la nostra capacità di sperimentare la gioia. L'hanno detto anche bene i nostri amici che avete ascoltato questa sera, tante volte ricercavamo la gioia nell'alcol, nelle sostanze, perché ci davano quella sorta di benessere
momentaneo, passeggero, mi viene da dire, no? Era più che un benessere, magari era un po' un oblio, no? Dimenticarsi dei problemi, e delle sofferenze non è essere felice o sperimentare la gioia, è solo dimenticarsi temporaneamente, svanito l'effetto dell'alcol o delle sostanze, poi chiaro che la vita ripresenta il conto, no? Quindi noi ci troviamo nella medesima situazione, non siamo cambiati e non abbiamo imparato ad affrontarle. E quindi mi viene da dire, cerchiamo quanto più possibile di sperimentarla questa gioia, che è più forte quando, mi viene da dire, è gioia condivisa con gli altri. Lascio allora la parola anche a Flavio, che voi, cari amici ascoltatori, ben conoscete perché è stato ospite molte volte nelle nostre trasmissioni. Prego Flavio, benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Dario, senza che ci fossimo messi d'accordo, ha introdotto proprio quello che volevo dire, perché prendo spunto anche da quello che è stato detto dai miei compagni, cioè che siamo qui e parliamo di qui perché siamo uomini provati o donne provate, comunque persone che la vita ha provato duramente, altrimenti non saremmo qui. E questo dà forse maggior ragione, forse maggior significato e forse anche maggior bellezza al tema della gioia, perché credo che allo star bene in generale ci si abitua e delle volte se ne perde pure il senso. Questo accade magari nella vita di tutti i giorni, come accadeva a me quando conducevo una vita cosiddetta normale. E invece allo star male non ci si abitua mai. Quando si sente male non si perde il senso del tempo, si sa sempre da quanto tempo si sente male, è un giorno, una notte, una settimana, un mese, un anno. Lo star bene invece scorre e si perde fra le dita. E quando persone come noi, che quindi provate nella vita, abbiamo sentito, come diceva Dario, la malattia, il dolore, la morte, e considerate che noi di tutto questo se ne parla magari anche tutti i giorni, e senza farci il callo, pur dicendo cose che quando le raccontiamo fuori vedo che la gente anche su cose della mia vita sgrana gli occhi con sorpresa, come al diretto, non è possibile. Quando mi capita di pensare a questo tema come la gioia, il primo impatto è quasi di provare un senso di amarezza per ascoltarlo, perché dentro di me so che la gioia poi lo andrò a cercare nell'effimero, nel vuoto dell'alcol, e non riuscivo ad apprezzare quello che era la vita, era non l'eccezionale della vita, ma proprio la vita quotidiana. Io pochi giorni fa alla mia moglie ho scritto che su WhatsApp che non rimpiango il viaggio alle Maldive, rimpiango la tovaglia a quadretti, quella di tutte le sere. E poi veramente ho anche aggiunto finché non la macchiavo di vino. E siccome ne abbiamo viste combinate di tutti i colori, sappiamo che la gioia è diventata un po' il nostro obiettivo, il nostro scopo, il nostro fine. E per farlo, secondo me, bisogna riscoprire alcune cose. Innanzitutto il senso dell'attesa, il senso dello stupore e il senso della meraviglia. Io ricordo che quando ero bambino, io sono toscano, dalle mie parti i regali venivano per Befana. Io lo sapevo che la mattina di Befana c'era il regalo, ma tutta la notte era tutto in funzione di questa attesa, perché attendevo. Quando vedevo il regalo, che pure sapevo che c'era, mi stupivo. E quando lo scartavo era meraviglia. E questo va cercato di essere rivissuto nel quotidiano, nelle piccole cose di ogni giorno e anche qui.
E in questo senso io credo che si può imparare proprio dai bambini, dall'essere bambini. E credo che una delle caratteristiche dell'uomo che cresce, dell'uomo che sa apprezzare, dell'uomo che sa attendere, dell'uomo che sa meravigliare, quindi che conosce la vita, che la vive, è proprio quella di vivere per certi aspetti proprio come un bambino. Allora qui su Radio Mater non è fuori luogo il ricordare che c'è lo scritto: se non ritornerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli, ma non c'è una follia in questo discorso. A me personalmente mi tocca perché se penso alle mie immagini più forti di gioia, ricordo quando ancora ero con le mie bambine, quando erano piccole, che nel prato dietro casa per il compleanno con il gruppo delle altre bambine e bambine le vedevo ridere e correre forti, felici, e non capivo neanche dove correvano né in che direzione, perché correvano tutte da una parte e poi tutto d'un colpo come fosse un segnale nascosto, tutte dall'altra parte, e non capivo neanche il meccanismo del gioco, ma mi rendevo conto che quella era la felicità, era quello che volevano e quello che volevo io per loro. E questo mi dice anche che la gioia, è stato accennato prima, si vive quando la si condivide, quando si è insieme. Mentre c'era la trasmissione mi sono preso un appunto un po' stupido, ma comunque ve lo leggo. Ho scritto che la serenità si fischietta, in fondo quando si è sereni magari si fischia, nella felicità si canta, ma la gioia però è tutto il coro, la gioia è tutto lo stadio. Almeno un altro ci vuole, perché si può anche alzare le braccia e esultare da soli in una stanza, però dentro di noi sappiamo che non c'è nessuno e nessuno ci vede. E questo non condividerla ci limita qualcosa. E questo è il bello della diretta, nel senso che è forse l'aspetto più bello dello stare qui e del dirvi questo, malgrado le tragedie che anche oggi qui sono accadute. Grazie Flavio, grazie veramente per le tue parole. Hai, direi, ben interpretato la tematica di questa serata, di questa trasmissione. E ti ringrazio per questo, come penso che ti ringrazieranno anche gli altri ospiti. Io credo che, cari amici, possiamo volgere al termine di questa bella trasmissione, che spero vi abbia trasmesso quello che ha trasmesso a me, ovvero il fatto che dalle storie individuali delle persone, nonostante le esperienze negative che queste hanno vissuto, c'è sempre un qualcosa da ricavare e un qualcosa da imparare, soprattutto quando, come dicevamo appunto prima, riusciamo a condividerle e riusciamo a trovare il bello delle piccole cose, se mi passate il termine. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Mater che sono stati in diretta e che hanno ascoltato le esperienze di vita dei nostri amici qui presenti, hanno ascoltato me e il dottor Ugolini all'inizio della trasmissione. Come sempre vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione.